Arte, cultura e teatro. Abbiamo oggi come inizio di una nuova serie di trasmissioni con lo scopo di sostenere queste tre realtà che poi se andiamo a vedere a 360 gradi è tutto quello che sostiene la nostra società. E per iniziare questa trasmissione ho chiesto a una mia amica Valentina Vendrame, un'artista contemporanea, giovane, capace, brava, bella anche, Grazie Bruno. insomma mi sembra anche bella, di darmi una mano per divulgare quelle che sono le eccellenze del territorio, sia dell'arte che della cultura che della musica. In questo anno di chiamiamolo disagio della società dovuta alla pandemia, noi abbiamo portato avanti, grazie a Veneto Globe, abbiamo portato avanti diverse iniziative, le interviste alle attività commerciali, la trasmissione per i bambini, bimbi grandi, e adesso abbiamo pensato a quest'altra trasmissione per continuare sulla strada del sostegno a coloro che vivono in un momento così, così brutto, diciamo. Valentina, prima sentiremo il grande ospite che abbiamo. Abbiamo la fortuna di avere come ospite collegato con noi fra poco il niente un po' di meno che il Luca Presidente Luca Zaia. Zaia, perché lui è sensibilissimo a questa serie di trasmissioni che portano un po' di sollievo al mondo, alla società. Bene. Beh, il suo intervento è importante proprio per la partenza di questa nostra trasmissione, perché Certo. essendo che parliamo proprio di arte, cultura e spettacolo, ma della nostra regione, chi altri meglio che il nostro Presidente per fare da apripista a questo, secondo Allora, me? noi diciamolo, ogni settimana avremo degli ospiti e Certo. avremo in collegamento anche personaggi importanti, dei critici d'arte, Certo. probabilmente anche sgarbi, perciò continuate ogni sabato a seguirci su Veneto Globe alle 12:45 noi andremo in diretta su Veneto Globe. Ricordatevelo, Valentina, la tua passione, poi andiamo dal presidente perché Certo. indubbiamente ci sta aspettando. La tua passione, com'è nata? Il fatto di fare la pittrice, perché tu sei una pittrice. È una cosa mia, dal tempo delle scuole, che poi io ho portato avanti da autodidatta, quindi mi sono sempre interessata alla storia dell'arte, allo studio dei colori, delle tecniche, a vedere la realizzazione di qualcosa e a capire come viene fatta. E poi è un modo per trasmettere ciò che abbiamo dentro, quello che siamo, e se poi riusciamo a fare qualcosa di buono con quello che sappiamo fare, è ancora meglio. Allora, adesso sai che facciamo? Andiamo dal governatore Certo. perché poi dopo tu mi parlerai delle tue iniziative. Volentieri. Ci collegate col governatore, per favore? Buongiorno governatore. Adesso Buongiorno. io e Valentina, che lei probabilmente conosce, abbiamo pensato di Buongiorno. dare sostegno all'arte, alla cultura e al teatro, facendo una trasmissione e invitando gli artisti giovani, ma anche artisti di un certo, che hanno una certa esperienza, contemporanei, artisti, professori, poeti e naturalmente operatori del teatro e del cinema. Questa trasmissione durerà nel tempo, speriamo il più possibile, perché abbiamo già molti amici che hanno voglia di sostenere quanto noi vogliamo portare al pubblico. Beh, Beh, intanto. direi una buona iniziativa e direi che ci sta, soprattutto in un momento come questo. Poi parlare di arte, di spettacolo in generale, direi bene. Poi c'è Valentina Vendrame che è un'artista nota e quindi meglio ancora. Grazie mille. Beh, vede, io ho pensato di partire dai giovani perché diciamo che la visibilità, le persone che hanno, del territorio, che hanno una certa esperienza di pittura e di arte, hanno già avuto la loro
visibilità. Purtroppo in questo momento manca, per esempio per l'arte, anche a Conegliano, ma penso dappertutto, manca la possibilità di esporre, di farsi vedere la famosa gradinata con degli artisti a Conegliano. E noi pensiamo di portarla naturalmente con i mezzi, con i nuovi mezzi di comunicazione. Beh, questo non è assolutamente sbagliato. Purtroppo il periodo del Covid ci ha segnato profondamente. Considerate che, a parte il bilancio negativo che abbiamo, perché abbiamo quasi in questo momento oltre 9.500 persone che hanno perso la vita, abbiamo 25.000 persone ancora in isolamento, però stiamo calando fortemente sul fronte dei ricoveri, abbiamo già liberato 2.000 letti dei 3.400 che avevamo, però in tutto questo contesto è ovvio che le attività umane siano compresse, e in particolar modo tutto il mondo dello spettacolo, dell'arte, che non ha modo di aggregare attorno alle opere, attorno all'opera, quello che sono poi i cittadini, perché la mostra, piuttosto che lo spettacolo, non prescindono dal fatto che ci sia un pubblico. Quindi ben venga anche questa ultima soluzione, ma che è innovativa, di approfittare dei canali digitali per far conoscere l'arte che può essere quella figurativa, come nel caso di Valentina Vendrame, o l'arte, diciamo, come lo spettacolo, nel caso della rappresentazione. Noi, Presidente, veniamo da un'esperienza che ha voluto sostenere anche i bambini, si è chiamata la trasmissione Bimbi Grandi. Se lei riesce ad andare, quando avrà un attimo di tempo, su Veneto Globe, scaricare l'app, trova le nostre trasmissioni Bimbi Grandi, anche perché i bambini hanno sofferto molto questo periodo. Beh sì, guardi, noi ne abbiamo anche un esempio, perché i bambini mi hanno inondato di disegni in periodo Covid, tanto è vero che noi abbiamo già messo in piedi un programma per una mostra per ogni provincia, si inizierà dall'autunno del 2021, e sono mostre importanti dove esporremo tutti i lavori dei bimbi, e sarà veramente una grande roba, anche perché ci abbiamo lavorato già da un anno, ci stiamo lavorando, e abbiamo raccolto più penso qualche migliaio di disegni, adesso non ricordo esattamente il numero, e direi che la direzione è quella giusta, no? Di coinvolgere questi bimbi che sono stati veramente i veri eroi del periodo del coronavirus, del lockdown, cioè hanno vissuto poi con l'angoscia e l'ansia di un bambino il tema del virus, di questo mostro cattivo, che poi purtroppo, come dicevo prima, ha dato anche una contabilità di morti non indifferente. Pensate ai tanti nipotini che hanno visto morire magari i loro nonni proprio a causa del coronavirus, nonni che stavano bene, che poi sfortunatamente si sono contagiati e sono morti. Su questo ci sarebbe da aprire una parentesi, ma io spero che riusciamo ad aprirla in un altro momento, che è quella della drammaticità del momento, cioè la disumanizzazione. Io la chiamo un po' la disumanizzazione dell'individuo, perché non si riescono più a vedere i nostri cari e accompagnarli un po' più serenamente dall'altra parte, insomma. È vero, è uno dei grandi problemi, la chiusura delle case di riposo, la chiusura degli ospedali, il tema delle norme di salute pubblica relative al fatto, quindi a tutto quello che è il piano di sanità pubblica relativo al fatto dell'isolamento, perché poi un reparto Covid è un reparto Covid, deve essere tutelato fino in fondo, bisogna evitare che ci sia la diffusione del contagio, e diciamo che questo virus ci ha insegnato delle cose che non sapevamo, ci ha privato della libertà, ad esempio. Ci ha privato dell'abbraccio, della possibilità di dare la mano a una persona. Freud diceva che l'uomo è l'unico animale che si adatta con facilità ai cambiamenti. Ed è vero, no? Noi non diamo più la mano, non abbracciamo più nessuno, giriamo con la mascherina, ci chiudiamo in casa, nessuno lo pensa, ma alle 10 di sera siamo tutti chiusi in casa. Noi abbiamo il coprifuoco che, se l'avessimo imposto un anno fa, di punto in bianco, ci sarebbe stata la rivoluzione. Oggi viviamo col coprifuoco, nessuno se ne accorge neanche più. E quindi sto virus veramente ha cambiato le nostre abitudini e ci ha privato della libertà. Ecco, speriamo che non riesca a disumanizzarci, come dicevo prima, però adesso io direi di andare a Valentina. Lei ha conosciuto un certo Federico Marson. Valentina, glielo vuoi ricordare, governatore? Federico Marson l'ho conosciuto durante,
durante le scuole, diciamo, quando ho frequentato le elementari, le medie, perché io ero in classe con suo fratello. Federico è un ragazzo down e ho organizzato una mostra a Casa Vittoria nel 2018 con la presenza di Vittorio Sgarbi, proprio per dare valore a queste realtà, di ragazzi disabili, perché sappiamo, conosciamo tutti che c'è una realtà diversa, che poi non sono diversi, però pochi, bravissimo, pochi si avvicinano realmente a cosa sono. E questa mostra, fatta a Casa Vittoria, perché io conosco bene la mamma di Federico, anche la Maria Santolini, che voglio salutare tantissimo, volevo proprio con questa mostra dar modo a tutte le persone di vedere cosa c'è dietro a questi ragazzi, cosa ti danno, la possibilità anche di vederli in un abbraccio, in un sorriso. Noi ci lamentiamo di tante cose, guardiamo loro e loro sono felici per tutti, ecco, per tutto quello che succede. Andiamo ancora un passo avanti, governatore, perché questo Federico Masson, che lei conosce naturalmente, ha avuto il coraggio di aprire una sua attività. E perciò ecco perché inserisco, oltre alla categoria che deve essere seguita con più attenzione dalla società normale, avere il coraggio di aprire un bar, un'attività commerciale da un ragazzo così vuol dire che c'è tanto coraggio e tanta voglia di fare. Ma io Federico lo conosco, e conosco anche bene la mamma, che è stata uno dei motori del riscatto dei ragazzi down. È stata sempre una grande volontaria, una grande attivista su questo fronte. Conosco Casa Vittoria perché come regione peraltro abbiamo dato una mano perché nascesse questa realtà. E so del progetto di Federico perché sua mamma me ne ha parlato già un bel po' di tempo fa, e direi che questa è la dimostrazione di quel progetto di vita autonoma sul quale hanno investito questi genitori, su quale investono per quanto possibile le istituzioni. Cioè pensare che ci sia un dopo di noi, ma che ci sia anche una vita autonoma, e Federico penso che ne sia un illustre rappresentante. Tra l'altro i ragazzi down io li ospito anche tutti gli anni in fiera al Vinitaly, hanno il loro banco per la vendita del raboso che producono, che etichettano, anche lì sono delle piccole opere d'arte, queste etichette, e direi che li ricordo sempre con tenerezza e simpatia. Governatore, io penso di avere... di aver approfittato della sua pazienza fin troppo, però le devo chiedere ancora una cosa, poi lei le chiedo anche di fare la chiusura. Lei mi promette che andiamo a trovare, quando lei avrà un attimo di tempo, questo ragazzo, andiamo a prendere un caffè da lui? Ma sì, ma assolutamente Federico, lo si può andare a trovare, però dobbiamo finire sto incubo, perché oggettivamente in questa fase non ho la possibilità di muovermi come vorrei, sono sempre qui, come vedete, alla protezione civile di Marghera, ci occupiamo di Covid, anche stamattina questo inserto con voi in mezzo a una serie di riunioni per parlare di Covid. Quindi andremo a trovare Federico, grazie per questa ospitalità che mi avete dedicato, un in bocca al lupo alla trasmissione e un in bocca al lupo anche a Valentina per le sue opere e per la sua opera. Grazie mille, Presidente, grazie per essere stato qui con noi e grazie ancora per tutto quello che sta facendo per la nostra regione, che è bellissima. Valentina è la prima volta che viene in trasmissione con me, però ormai è parte della trasmissione. Arrivederla, Presidente, grazie infinito. Arrivederci, grazie. Grazie.
Bene, abbiamo avuto questa grande, grande fortuna di avere il presidente Zaia che sostiene questa trasmissione. Bene, ma ci sono altri amici che sostengono questa trasmissione. Certo. Li abbiamo visti durante lo sviluppo della trasmissione stessa e sono Cadiraio, che è un tuo amico. Certo, è una cantina dove io collaboro per la realizzazione di etichette di vino. Cioè tu fai le etichette sulle bottiglie di Cadiraio, solo le tue? Beh, ci sono stati vari artisti che hanno collaborato, che hanno fatto etichette sempre per la cantina, ognuno con il suo stile, perché la Sandra De Giusti, che saluto, Sandra, lei è diciamo l'anima della Cadiraio, colei che idealizza, che pensa, che crea, che crea questi eventi artistici proprio anche in estate, bellissimo, sotto le vigne. Quindi tu come sei lì. Come si chiama? La signora? Sì. Sandra De Giusti. Sandra, perché qui dietro stanno protestando perché dicono ma non c'è neanche una bottiglietta. No. Ma è sorpresa? E come faccio a farvi vedere tutto adesso? Se no la prossima volta poi cosa vi mostro? È vero. Ogni cosa ha la sua pazienza, no? Sì. Con calma. E quindi Sandra De Giusti, essendo l'anima e anche dà quel tocco femminile alla sua impresa. Viva le donne! Benissimo. E lei porta molto perché si abbini questo, si abbini un lavoro artistico al vino. Quindi è un modo per dare valore sia al vino e quindi alla produzione di ciò che è nel nostro paese, che anche all'arte. E quindi artisti locali che magari sono bravi, sono poco conosciuti e che hanno modo invece di disegnare su una tela, disegnano su un'etichetta. Bellissima, bellissima iniziativa. Sì, bellissima. Poi io con lei ho mantenuto i rapporti perché essendo che siamo non soltanto un rapporto collaborativo, ma anche una cara amica, e abbiamo cominciato questo rapporto continuativo in cui io le dipingo queste etichette di vari personaggi e anche i ritratti, perché no? Ho avuto delle richieste di fare qualche ritratto sulla bottiglia come regalo. Così intanto assaggiano il vino, tengono la bottiglia artistica, quindi invece di avere un quadro appeso hanno una bottiglia d'arredamento. E niente, è una bellissima iniziativa, piace alle persone. Poi gli intenditori di vino, io non sono quella che dico il vino è buono o non è buono, io dico sempre provare per credere. In quel caso il vino è bello. In quel caso il vino è bello, come se io vesto la bottiglia, ecco, di un buon Senti, vino. Prima parlavamo della tua esperienza con... Volevo dire un'altra cosa, scusa se sì, ti interrompo. Sì, prego, prego. Ho anche omaggiato il presidente Zaia con le etichette. Ma magari ce la faremo offrire? Certo, chi lo sa. In qualche occasione. Ma mi sembra che... Anche Sgarbi hai disegnato in quelle certo, etichette. Ho fatto poi... anche un'etichetta che la farò vedere ogni cosa a suo tempo, Bruno. Ogni va bene, va bene. Poi mi sembra anche Batman. Ah, no, Batman no, ancora Batman. Non l'ho fatto. Ecco. Però hai fatto? Sorpresa. Hai fatto? Chi ho fatto? Chi hai fatto? Con la Lamborghini? Ho fatto Lupin con la Lamborghini. Lupin ecco. Con la Lamborghini. Perché? Perché con la Lamborghini? Perché con la 500 va più lento, con la Lamborghini scappa meglio a Zazà. Si è un po' modernizzato anche lui, no? Bene, senti, un'ultima cosa perché certo. Qui il tempo stringe. Noi avremo ospiti, come abbiamo detto, degli artisti. Probabilmente la prossima trasmissione, adesso non posso dirlo perché... ma la Deborah Darè sì. Che io ho avuto modo di intervistare, probabilmente mi darà la sua disponibilità, così ho insieme due artiste rampanti. Benvenga, benvenga l'arte, benvenga, anche perché devo essere sincera, io, noi vediamo l'Italia, le sue bellezze, ma le bellezze del nostro Veneto,
Pensiamo a Venezia. Venezia, cantata, lo possiamo trovare nelle opere di Tintoretto, Canaletto, Tiziano, Tiepolo. Tutti quegli artisti grandi sono stati tutti affascinati da Venezia. E pensiamo anche alla nostra Conegliano. Chi è l'esponente maggiore nel periodo del Cimola Conegliano? Cima. Su ogni opera, comunque in sfondo, se tu noti Bruno, c'è il nostro castello. Sì. Quindi lui ha portato Conegliano, tra virgolette, nel mondo. Quindi la bellezza del nostro territorio, che poi comunque viene già esaltata, non serve neanche, quando una cosa è bella, non dobbiamo noi, sono già gli altri che ne danno il valore. Allora, perfetto, noi abbiamo pochissimo tempo, certo. Dobbiamo salutare, ma volevo che tu mi riprendessi il discorso di Federico. Sì, promettendoli che andiamo... chiuso, beh, dopo lo tagliano. Promettendoli che andiamo a trovarlo. Sì. Federico, allora, Federico, sai benissimo dove l'hai conosciuto? A Casa Vittoria. Casa Vittoria. Io ho voluto fare la mostra lì, proprio per dare valore a lui, e volevo che, sinceramente, era il mio sogno farmi servire la mia mostra d'arte e il mio rinfresco da questi ragazzi. Ma io voglio che tu porti questo messaggio a Federico. Ma certo, ma certo che lo farò. Che abbiamo avuto la promessa dal presidente Zaia che nei prossimi mesi lo andremo a prendere il caffè. Passerà. Sarà una sorpresa. Ma certo, gli farò questa bellissima sorpresa. Già Federico è contento perché Federico saprà che sarà intervistato anche da noi. Bene, allora noi abbiamo occupato già parecchio tempo per questa presentazione, per questo inizio, per questa prima trasmissione. La prossima trasmissione, certo, darà più spazio agli ospiti che avremo. Valentina, io ti ringrazio per aver iniziato questa avventura con me. E vedrai che è una bellissima avventura. Ah, ma ne sono sicura, e grazie a te Bruno. E invito tutti a seguirci ogni sabato su Veneto Globe, scaricate l'app alle seguiteci, ore guardateci. 12:45. Ciao a tutti, ciao Vale. Ciao Bruno, ciao a tutti.